Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati sul canale. Come state? Spero tutto bene. Noi bene, io ho i capelli da scappata di casa stamattina, ma non facciamoci caso. Allora, Nitty Vlog con una settimana di anticipo rispetto al solito perché questa settimana ho fatto tutte cose piccoline, però ci ho dato di brutto, quindi per non trovarmi poi con troppe cose la settimana prossima, ho preferito farlo oggi. E per la settimana prossima vi faccio uscire degli altri video se riesco a registrarli, ricaricarli, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo con i lavori, poi facciamo due chiacchiere così chi non vuole giustamente seguire può interrompere. Allora, lavorini, lavorini, lavorini. Iniziamo con i lavori per piccolo, visto che è il protagonista indiscusso ormai della nostra vita. Allora, ho iniziato a fare delle catenine portaciuccio. Saranno tutte per il mio? Ovviamente no, ne selezionerò alcune, ma già che mi era preso il via, le ho fatte. Ho fatto questa molto semplice, in giallo, molto neutra, con il cotone sfumato, la classica clip, e qui ci va il ciuccetto. Poi ne ho fatte, e queste due sicuramente le terrò, io. Una grigia, perché i primi cambi per l'ospedale glieli ho presi in grigio, quindi voglio questa, anche se poi in ospedale non ce la fanno tenere perché non vogliono il ciuccio. Io me lo porterò lo stesso, da brava ribelle quale sono, ma so già che non me lo faranno usare, perché in ospedale ovviamente li attaccano al seno e quindi non, i primi 40 giorni ti dicono di non dargli il ciuccio. Io penso che neanche appena arrivo a casa, appena esco dall'ospedale, ce lo do. Perché non ho intenzione di allattare al seno. Ho intenzione di dargli il mio latte, ma tirato e con il biberon. Per problemi miei fisici e disagi vari ed eventuali, abbiamo deciso di fare così. Poi vedremo con il tempo, ma credo proprio di iniziare così e quindi con l'attacco al biberon il ciuccio si può dare. Ma se lo dico in ospedale mi fucilano, quindi catenella portaciuccio grigia da tenere ben nascosta nella borsa parto e da non far vedere a nessuno. Questa è fatta con tutti i punti. Questa era una semplicissima fascetta appunto basso, quindi proprio semplice semplice. Questa è una fascetta di ventaglietti a punto alto, tre punti alti, due catenelle, tre punti alti prese al centro del ventaglio sotto, sempre col suo attacco. E questa, che sono un po' indecisa sul cosa fare, ma vabbè, non è un problema. Fatta simile, ma con 4 punti, 3 catenelle, 4 punti con il filo sfumato, sempre un pochino più scuro. Mi piace molto, però, allora, a me, per mio figlio, io la userei tranquillamente. Infatti, l'ho fatta e ok. Ho paura che per gli altri risulti un po' troppo scura per dei neonati o bambini molto piccoli, perché comunque sì, è vero, c'è il bianco, c'è il celeste, però c'è anche questo grigio scuro, questo nero molto intenso. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Tanto alla peggio me la tengo io e verrà comunque usata, l'ho fatta apposta, è stata la prima che ho fatto, fra l'altro, perché io sono per i colori scuri anche sui neonati. Cioè, io non è che perché ho un neonato lo devo vestire solo di celestino, giallino, verdino, rosino, la bomboniera, il confettino. No. Io il primo cambio per venire a casa, che è stato il primo cambio che gli ho comprato, è blu e rosso. Proprio blu, blu notte e rosso. Ve lo farò vedere poi in un video apposta degli acquisti per piccolo. E gli altri cambi che gli ho preso da stare in ospedale sono tutti grigi neri, bianchi neri, cioè proprio c'è tanto nero. Chiaro, con magari delle stampe, dei disegni da bimbo, però sono anche scuri, cioè io non mi focalizzo su, ah no, un bambino, il colore è chiaro. Poi è chiaro che appena li vedrà mia nonna e mia suocera mi disconosceranno perché sono veramente tanto scuri, però non mi interessa. Figlio mio, per una volta nella vita posso decidere io e quindi glieli ho presi e sono ben contenta perché a me piacciono molto. L'importante è che piacciono a noi, tanto il bambino finché non parla non ha facoltà di scelta e quindi si adeguerà. E poi, sempre per piccolo, ho fatto la cuffietta per l'ospedale. È microscopica, mi fa ridere.
Allora, mi sono attenuta alle misure che ho trovato su internet. Questa è un 30 cm di circonferenza, bella elastica, quindi in tutti i casi gli entrerà senza problemi. Facilissima da fare con queste costine in diagonale, molto molto carine. E nulla, allora, io di questa avevo pensato se registrarvi direttamente il tutorial. Però è anche vero che per un neonato la cuffietta serve. In ospedale, guai se non porti la cuffietta, sei una mamma DM. Ma non è stagione da cuffie adesso, cioè questa si può fare da adulti, si può fare per tutti quanti, ma adesso non è stagione da cuffie, cioè io come faccio a caricarvi un tutorial di un berretto a aprile ormai? Cioè dovremmo andare più sul cotone, suppongo. Poi ditemi voi, però. Credo proprio che la cosa giusta da fare sia quella. Però se vi interessa tanto, perché magari avete una nascita, la potete fare anche in cotone, cioè questa si può fare in tutti i modi. Io questa nello specifico, l'ho fatta con una microfibra morbidissima, ma che ho pagato pochissimo. Perché? Perché ho scoperto le gioie del parto, che meraviglia, che in ospedale non li lavano più i bambini quando nascono. Quindi devono rimanere ben impataccati finché non te li porti a casa. Benissimo. A me questa cosa mi fa schifo. Cioè io amerò tantissimo mio figlio, ne sono certa, ma a me questa cosa mi fa profondamente schifo. Quindi gli ho fatto la prima cuffietta che mi dispiacerà, ma io poi butterò e piuttosto gliene faccio un corredo di tutti i colori con la lana di visone del Bormio. Quando veniamo a casa, ma questa verrà bruciata tra le fiamme dell'inferno, penso, perché sarà impattaccata delle peggio schifezze. Con tutto l'amore di una mamma, per carità, però sì, che schifo. Quindi niente, gli ho fatto questa proprio il più semplicemente possibile, proprio per perché il completino che gli ho preso ce l'avrebbe la cuffietta, ma è talmente bellina che non voglio rovinarla subito. È talmente impatacata di schifo che io non so se anche a lavarla poi verrà pulita. Perché lavorando con i bambini piccoli, cioè io la bambina più piccola che ho tenuto me l'ha andata in braccio che aveva 2 giorni, era appena venuta a casa dall'ospedale e aveva ancora tutte le croste di sangue, scusate, lo so che fa schifo, attaccate in testa. Anche quelle mie amiche che hanno partorito, che sono andata a trovare in ospedale ultimamente, c'erano tutti questi bambini sporchi. Cioè, e in più di un ospedale, quindi io non so se sia una cosa di tutta Italia o solo qui da noi che si sono impigriti o avranno delle direttive, non so io cosa, ma fa schifo sta roba. Quindi, niente, gli ho fatto una cuffia usa e getta praticamente, però è bellina, quindi questa io credo di poterla fare anche per quando veniamo poi a casa, siccome nascerà che si andrà contro inverno, magari gliele posso fare un pelino più grandi per poi mettergliele anche quando usciamo, dopo che gli avrò fatto una bella doccia, assolutamente. E quindi cuffietta, fatemi sapere se volete il tutorial o no, la cuffietta si risulta così, è veramente facile, cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole, però. Se voi ritenete che vi può piacere, anche questa viene benissimo con i fili sfumati, tanto è tutta a punto basso, quindi proprio semplice semplice. Io l'ho voluta fare grigia perché appunto il suo primo completino sarà grigio e nero e grigia mi sembrava l'ideale. E poi ce l'avevo in casa, non ho dovuto comprare niente, quindi perfetto. Mi avvicino un po' perché mi devo coricare sul tavolo tutte le volte che devo prendere le cose. Poi, cose per la casa. Ho fatto un mini cestino. Vi ricordate questo fondo bruttissimo? Bruttissimo perché è rosa, non per altro, perché comunque è buono come fondo, che avevo preso da Temu, mi sembra. Mi sembra che era in uno dei primissimi ordini che ho fatto da Temu, e che però era solo 12 centimetri, quindi come fondo tondo per una borsa ci si faceva veramente poco. Bene, vi ricordate che avevo preso sotto Natale? No, per il mio compleanno, bugia, no. Quando li avevo presi per Natale e che avevamo fatto l'unboxing del mio regalo di Natale preso su Shein, e nel frattempo c'erano anche tutti i sottobicchieri
di Harry Potter, varie ed eventuali. Ci sono, li ho messi tutti qua, anche quelli di Ikea che avevo sparsi per casa. Così ho fatto un cestino per radunarli tutti, è bassissimo, cioè sarà proprio 5 cm di altezza, ma almeno ce li ho sempre tutti sul tavolino in ordine, non si spargono. Filo di riciclo, avevo del Tornado verde militare in casa, un avanzo di Rocca, che non è neanche finito, fra l'altro, però intanto un pochino l'ho sfruttato e questo è il risultato. Questo è un punto basso normale, un punto basso preso in costa retro, il giro dopo si inverte. Dove si è preso in costa si prende normale, dove si è preso normale si prende in costa. Semplicissimo, sapete che io sono per le cose semplici ultimamente e quindi fantastico. Si fa in un'ora a dir tanto, ma a dir tanto tanto proprio. Poi non è più stagione, ma ho fatto uno dei miei cuscini in noccioli di ciliegio. Questo lo terrò per piccolo. Lo terrò per piccolo perché? Perché allora, innanzitutto questo è dentro così. Cioè, questa è la foderina che si toglie e si può cambiare, quindi l'ho fatta scura, ma chi se ne frega perché poi io tanto le lavo e le cambio in continuazione. Il cuscino dentro è cotone ripieno di noccioli. Avete già il tutorial di questi sul canale. E questo l'ho fatto solo noccioli di ciliegio. Di solito io li faccio misti, ciliegio e semi di lino. Questo è solo noccioli di ciliegio. Qui come filato ho usato un filato per calze, io non facendo calze né all'uncinetto né ai ferri, ho usato un filato per calze che mi aveva donato Luca e che Luca Sforza e che ringrazio particolarmente. Quando mi aveva mandato gli stampi per la resina, mi aveva mandato anche i filati, per due gomitoli di filati per calze, bellissimi, super morbidi, questa è proprio lana lana, quindi anche quando ci sarà il cuscino caldo, proprio mettendolo addosso, anche la lana ti scalda. E questo è il primo. Questo non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere, ma ho fatto solo la foderina, ma già tempo fa, fatto uguale. Però questo è misto, infatti è un pochino più morbido. Questo, che io vi ho detto è per piccolo, sì, non glielo metterò addosso, perché primo pesa tantissimo, secondo questo mi serve solo ed esclusivamente d'inverno, quest'inverno mi sto avvantaggiando, ma perché tanto sto lavorando adesso così un po' a tempo perso. Mi servirà quest'inverno solo ed esclusivamente per scaldargli la culla prima di andare a letto, perché noi abbiamo la casa molto fredda, anche se teniamo i riscaldamenti accesi di giorno, di notte la temperatura scende tantissimo e quindi gli voglio scaldare un pochino la culla prima di metterlo a nanna. Vediamo se funziona, se non funziona, tanto io questi li uso sempre, io d'inverno vivo con questi dentro i vestiti, quindi nessun problema. Stesso principio, ma da mettere addosso, ne ho fatto con i semi di lino, uno per me, proprio piccolino, un mini guanciale di semi di lino ed è super comfort perché i semi di lino sono molto 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 più sottili, cioè sono proprio piccoli piccoli, quindi sentite? Momento ASMR. Sembra quasi imbottito. Adesso per farvi capire la sensazione, questo si sente proprio le palline dentro. Questo sembra un misto tra imbottitura e quelle imbottiture dei peluche fatte con quelle palline di polistirolo, di plastichina, che a me hanno sempre fatto impazzire. Anche questo si può scaldare tranquillamente al microonde o in forno. Esattamente come quell'altro, tant'è che io di solito appunto li faccio misti e li scaldo in microonde. Questo l'ho fatto per me perché quando mi viene la cervicale è più comodo questo piccolo che questo gigante da tenersi qua dietro. E siccome ultimamente mi sta venendo spesso la cervicale perché non sto dormendo bene, sto dormendo storta, non ho posizione perché un po' inizia ad esserci la pancia e non è tanta perché non ho tanta pancia.
Ma per me che ho sempre dormito a pancia sotto, è tantissima pancia per ora, quindi non sono abituata, è chiaro, cioè io ne sono contenta, ma è così. E sto dormendo stortissima quel poco che dormo e sto lavorando tanto, anche ai ferri o anche all'uncinetto, insomma mi muove spesso tutto il male qui alla spalla. E così piccolino è molto confortevole da tenere. E questo, la foderina, l'ho fatta sbagliando perché è bellissima, cioè io la trovo veramente molto carina, ma è un filato che non scorre, quindi quando ce l'avete caldo da rimettere, si può usare anche solo col cotone, io gli faccio le foderine solo perché si possono lavare, si salvaguarda meglio un po' il cuscino, ma in realtà, e poi perché se no, sinceramente, fate il cuscinetto, lo riempite, lo chiudete, finito il lavoro, cioè quindi... Giusto per lavorarci un po' di più, questo l'ho fatto con due gomitoli di ciniglia che avevo, uno blu e uno era un avanzino di Avril di Tessiland, quando lo faceva nella Rocca, sottilissimo. Questo è proprio un filo sottile sottile di ciniglia che mi piace da matti, solo che ne avevo proprio un avanzino piccolo, non l'ho finita ancora, ne ho ancora. E quindi nulla, tant'è. Questo è, io ieri mi sono data alla ciniglia perché? Perché ne ho tantissima. Cioè, ho tirato giù una scatola dall'armadio nel fare posto, nel cercare cose e mi sono resa conto che ho veramente tanta ciniglia, che a me, tra l'altro, non piace di lavorare. Quindi, per i bambini la ciniglia è indicata, potrei unire le due cose. O farci degli amigurumi, anche se non è una cosa che mi fa impazzire, così vengono belli morbidini. Oppure, non so, per ora l'ho usata in questo mini accessorio e sono soddisfatta comunque, anche se appunto non scorre benissimo. La chiusura qui l'ho fatta con un bottone magnetico perché tanto la foderina non va in microonde, quindi non c'è pericolo che prenda fuoco, niente. E qui sono di quelli con le alette, ho fatto una piccolissima copertura giusto per non far vedere proprio il bottone, anche perché il metallo si potrebbe scaldare e se ve lo appoggiate inavvertitamente addosso potrebbe farvi male, invece con la stoffa sopra siete ben protetti. Qui invece ho messo la cerniera. E se vi può interessare, qui ho messo i bottoncini automatici, non magnetici, ma proprio quelli a scatto. Così vi ho fatto vedere tutti e tre i tipi di chiusure, perché avendo il tutorial, se lo volete replicare, praticamente potete chiuderlo come più vi piace. Bottone magnetico, velcro, cerniera lampo, bottoni automatici, bottoni normali, avendo cura di lasciare le asole, quindi avete facoltà di scelta massima. Di cuscinetti ne ho fatti due ieri. E sto finendo di ricoprire quello per piccolo perché? Perché questi vanno benissimo per le coliche. Io mi auguro che mio figlio non abbia mai le coliche, però vedo che più o meno tutti i bambini le hanno. Io ho comprato fior fior di biberon anticolica, eccetera, eccetera, ma le hanno spesso, soprattutto quando sono piccoli. Quindi questo scaldato e appoggiato sulla pancia. È piccolo, sì, ma anche i bambini neonati sono piccoli, quindi ok. Li aiuta a rilassare la muscolatura e si distendono molto prima. Prove empiriche che ho fatto su bambini degli altri. Ed effettivamente però hanno funzionato. Quindi ho detto perché privarmene? Quindi ieri mi sono fatta il cuscinetto anche per lui di semi, lui, lei, quello che sarà, di semi di lino. E gli sto facendo la copertura in cotone. Io qui gli volevo applicare una stampa, quella di Lilie Vagabondo che avevo preso sempre su Temu, ma la trama è venuta un po' larghina, quindi credo che questo lo lascerò semplicino così. Poi ne farò una con un uncinetto un po' più stretto e gli applicherò quella stampa meravigliosa. Qui la crisi è sul come chiuderlo. Perché il bottone magnetico non glielo voglio mettere, ma non gli voglio mettere neanche la lampo. Primo perché non ne ho così corte. Secondo perché secondo me si potrebbe graffiare con la cerniera. Anche
anche se poi ce l'avrò io sempre in braccio e tutto, però non so, non gli volevo mettere la cerniera lampo, quindi o faccio una pattina e gli metto un bottone normalissimo di quelli di legno, semplice semplice, in modo da tenerlo proprio un po' chiuso, oppure non so, perché le foderine voglio che si aprano per cambiarle, perché se si sporcano, ecco, se si lavano in lavatrice il cuscino rimane e ok, non so bene. Vedrò, o gli metto due automatici, anche qui, tanto li ho, oppure gli metterò un bottoncino normale facendo una pattina con l'asola e la chiudo così, potrebbe anche funzionare. Vedrò, adesso tanto mi mancano proprio gli ultimi giri, vedete, sì, azzurro su azzurro non si vede niente, però mi manca circa un dito di alzata, c'ho anche le unghie azzurre, porca miseria, e tutto azzurro in questa casa. E niente, quindi sì, più o meno mi alzerò ancora di un dito circa e poi penserò a come chiuderlo. Finite le cose... No, non è vero. Sto dicendo finite le cose per piccolo. No, ho iniziato un altro berrettino. Questa è una prova, sempre con il bravissimo, ma solo perché ci sto facendo una prova. Poi dopo glielo farò in lana se viene bene. Ma non mi sta piacendo come sta venendo, perché praticamente il discorso è che anche questo deve venire a coste, anche questo oblique, questo sarebbe il bordo, la fascetta proprio del bordo, e qui verrebbe chiuso, arricciato in punta. Ma non mi piace la lavorazione, quindi penso che questo lo disferò e lascerò perdere, mi inventerò altro, perché non mi soddisfa molto, ed è anche una gran noia da fare, quindi no. Poi sto facendo uno scaldacollo, sempre di quelli in tondo a doppio giro, con il punto stella, punto margherita, non so, punto stella di solito si chiama questo, ed è bellino da matti. Questo è così, Però per farvi vedere il punto ve lo avvicino e vengono tutte queste stelline una sull'altra che sono carine carine da matti. Questo è un tutorial dell'anno scorso di Uncinetto d'Argento e diceva che serviva una sola cake di Herman di Tessiland. Io ce l'avevo, stesso filo identico di Filati Discount, e lo sto usando perché ne avevo presi due. Ma uno l'ho usato per fare il coprispalle granny che trovate già sul canale, il tutorial, e invece questo mi era avanzato e lo sto usando per fare questo scaldacollo. Lavoro lungo, anche se non sembra, e tanto tanto mangiafilo. Quindi se lo volete fare e volete sostituire il filato per un qualunque motivo, prendete un filato con una buona resa, perché sennò vi viene pesantissimo. Cioè, se lo volete fare in cotone, per dire, io ve lo sconsiglio perché vi diventa veramente tanto pesante da portare addosso, proprio, cioè, questo adesso peserà alla fine, con un gomitolo solo, 150 grammi. Secondo me se lo volete fare in cotone, almeno un 300 grammi vi vanno. Diventa tanto, secondo me. Poi ognuno si senta libero di fare quello che vuole. Allora, lavori terminati. Ma mi aveva chiesto Monica, mi pare, perdonatemi, io faccio confusione con i nomi, mi pare Monica, come si faceva o se esisteva un tutorial di questo scaldacollo che vi avevo fatto vedere l'altra volta e che è esattamente fermo come l'altra volta perché non l'ho più toccato. Allora, nel senso, di questo non esiste un tutorial per fare lo scaldacollo, o se esiste io non lo conosco, io sono partita e l'ho fatto. Ma vi posso spiegare come l'ho fatto. Allora, vi consiglio innanzitutto di recuperare il tutorial del poncio a punto blocchetti, se vi interessa. Io quello l'avevo fatto con un unico filo sfumato, però per l'avvio e il punto vi può essere utile. Comunque, se anche non volete recuperare quel tutorial, cosa fate? Fate l'avvio ad occhielli. Io non li ho contati, non so neanche quanti punti ho sullo scaldacollo, ho avviato 1,20 m di occhielli chiusi in cerchio e per ogni occhiello ho fatto 3 maglie alte, vedete? Questi sono gli occhielli di avvio, adesso il filo è sottile quindi, però vedete che non è una catenella, c'è proprio il buco,
In ogni occhiello 3 maglie alte. Poi cambiate il filo e fate tra i gruppi di maglie alte una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa nel buco tra un gruppo e l'altro. Così per tutto il giro. Al giro dopo riprendete il colore di base e in ogni archetto di 3 catenelle fate 3 maglie alte e ripetete fino all'infinito, fin quando volete. Semplicissimo, cioè non vi sto a fare un tutorial anche di questo, o lo volete? È uno scaldacollo, però andiamo verso il caldo, ditemi voi. Io mi attengo a quello che mi dite voi, io se volete ve lo faccio, però è veramente molto semplice, cioè quando fate il giro colorato vi deve risultare questo. Maglia bassa, 3 catenelle che vi formano questo buchino, qui, dove voi andrete a lavorare le 3 maglie alte, maglia bassa tra i gruppi, 3 catenelle, maglia bassa tra i gruppi, 3 catenelle, maglia bassa tra i gruppi. E il giro dopo fate solo 3 maglie alte, senza catenelle di separazione, senza niente, 3 maglie alte in ogni archetto che avete. Semplicissimo. Poi, se volete il tutorial, io ve lo faccio e vi ripeto, sto a quello che mi dite voi. Però, non so, con anche già il tutorial del poncho, con questo punto, qui semplicemente, al contrario del poncho che ha gli aumenti avanti e dietro, qui non lo dovete fare, cioè non dovete fare aumenti. Poi dipende cosa volete fare. Potete fare anche il poncho con i due colori, invece che un colore unico sfumato. Potete fare, avete facoltà di fare assolutamente quello che volete, però ditemi voi se volete una spiegazione più chiara, più visiva, insomma, di un tutorial magari fatto apposta. Sto a quello che mi dite voi, quindi tutorial possibili, considerando che i cuscini li avete già sul canale, di questi non ve lo sto a fare perché è lo stesso principio. Io vi avevo fatto proprio questi tondi l'altra volta nel tutorial. Questi qua, allora, cosa ho fatto? Ho preso un foglio A4, quindi il classico foglio da stampante, piegato in due. Ok? E questo è il cartamodello che io ho ripreso sulla stoffa. Stoffa che ho poi piegato di nuovo a metà, cucito su due lati e mezzo, diciamo, per lasciare il buco per riempire di semini sul rovescio, ok? Quindi cucio sul rovescio, rivolto la stoffa dal dritto, riempio di semini e cucio, tra l'altro io questo l'ho fatto tutto a mano perché la mia macchina da cucire, come sapete, si è sminchiata, e l'ultima parte l'ho cucita dalla parte dritta, vedete, con dei piccolissimi punti accavallati, e il cuscinetto è fatto. La foderina potete farla come volete voi, potete lavorare a pannelli e cucirli, potete lavorare come abbiamo rivestito le bustine, io sto lavorando così, vedete, in tondo, pezzo unico, ho fatto il fondo e sono salita senza più aumentare, tipo federa di cuscino praticamente. Potete invece che, e ve lo consiglio, e io sono stata fessa perché non ne ho fatta una, ne ho fatte due con la stessa tecnica, ma vi consiglio, se io ho preso la misura di questo lato, se volete farlo così, prendete la misura del lato lungo, che è molto più comodo, e invece che lavorare per così a salire la federa, lavoratela in questa direzione, è molto più comodo. E, però, al di là di quello, avete facoltà veramente di fare quello che volete, quindi li potete fare tondi, li potete fare rettangolari, li potete fare quadrati, potete fare quello che volete, cioè, questi veramente, una volta capito come farli, si fanno in qualunque forma voi vogliate, non è inutile che io per ogni cosa vi faccio il tutorial, non ha senso. Quindi, tutorial possibili, scaldacollo, punto blocchetti. Berrettino neonati versus adulti, è la stessa cosa, io ve ne farò un altro da neonato a questo punto, se volete il tutorial,
così quando vengo a casa già li ho, ma insomma è proprio semplice e anche questo lavoro semplicissimo, ma se vi interessa, catenella portaciuccio da neonati. Detto questo, io ho finito tutti i miei lavorini di questa settimana. Oggi vado da Action perché sì, perché allora praticamente io volevo aspettare ancora un po', ma il punto è che tra un po' mia mamma dovrà fare un intervento, niente di troppo grave, però dovrà stare ferma un bel po' dopo. E quindi sinceramente non è che io per andare da Action ho bisogno di mia mamma, però sono sempre giri che ci piace di fare insieme. E poi magari quando si opererà lei avrà bisogno a casa di un aiuto, quindi non riuscirò tanto ad andare in giro o a fare tante cose. Quindi abbiamo deciso di andarci oggi, anche perché dopo lei deve stare ferma almeno un mese, se non anche due, in base a come andrà l'intervento. Ovviamente speriamo bene, non è niente di troppo difficile, però avrà tanti punti, ce l'hanno già detto, quindi insomma vediamo come va. E quindi, ammesso che lei debba stare ferma un paio di mesi, dopo ce ne andiamo al mare, poi viene caldo perché giugno, luglio, agosto, dopo verrà caldissimo, io avrò una pancia bella importante perché comunque a settembre partorisco e dopo non mi va tanto di girare con il caldo, quindi non dico che è l'ultima volta che vado ad Action perché magari ci ricapito, però bella programmata che so già cosa andare a prendere, ci vado oggi così ne approfitto, visto che c'ero già andata e avevo già visto tante cose, ma non avevo voluto prenderle perché ho detto mi riempio casa di cose e adesso devo liberare casa. Ora che sto ancora liberando e ce n'è ancora da fare tanto, ma la cameretta inizia a sembrare una cameretta, non abbiamo ancora i mobili, ma quelli arriveranno, li ho già scelti, non è un problema assolutamente, e andrò a prenderli più avanti perché adesso riempirmi casa anche di mobili da montare anche no, e quindi quelli li ho già scelti e li andrò a prendere più avanti, verso giugno credo, in teoria, e così intanto la libero del tutto e diamo di bianco. Poi ho liberato in armadio da me un bel po' di spazio perché ho buttato 8 buste di vestiti e una di scarpe, quindi buste di quelle da Ikea, da traslochi praticamente, quindi ho fatto dello spazio perché ce n'era veramente bisogno, cioè non era più fattibile una cosa del genere, e facendo spazio così ho potuto dare una parte di mio armadio per le cose che mi stanno già arrivando per il piccolo e che voglio tenere io a casa. Mia nonna si è messa a disposizione, mia nonna ha una casa grande per lei da sola, cioè ha 3 camere da letto e appunto è sola, quindi mi ha detto avendo io spazio ti libero spazio anch'io nell'armadio su, e se ti arrivano tanti vestitini portameli pure, che così, visto che mi stanno dando tanta roba per fortuna, ringrazio sempre chi veramente mi sta donando le cose dei suoi bambini perché è proprio un bel gesto e io a mia volta lo farò, e quindi insomma abbiamo gestito meglio lo spazio a disposizione. Voglio andare a prendere alcune cosine perché appunto dopo, se, siccome non ce l'ho vicino Action, se non mi capita più di andarci, almeno quelle cosine le ho prese, poi tutto il resto pazienza, insomma dopo mano a mano che mi serve la roba la comprerò. Però dell'unboxing di Action vi farò due parti, una della roba in più che prendo oggi e una dedicata solo alle cose di piccolo che vedrete nel video, credo, del secondo trimestre di gravidanza, o comunque un video a parte, proprio solo dove parliamo degli acquisti che ho fatto finora per Fagiolino, quindi chi non è interessato lo può saltare direttamente e nessun problema, amici come prima. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi lascio un grosso abbraccio, un bacio e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!